Vincenzo Fanizza, coordinatore tecnico del settore giovanile maschile, reduce dall'esperienza con la nazionale under 17, oro mondiale in Bulgaria, vittoria fantastica 3-2 al tie break con l'Argentina. Insomma, hai seguito da vicinissimo questo gruppo under 17, ma hai seguito da vicinissimo anche un po' tutti i gruppi nell'estate azzurra, ma dall'inizio dell'anno, partendo dal Club Italia allargato, da tutti i processi selettivi. Con te mi piace fare un po' il punto della situazione su quella che è la situazione della pallavolo giovanile maschile oggi in Italia, partendo però dal fantastico oro mondiale conquistato pochissimi giorni fa in Bulgaria. Stiamo realizzando quello che abbiamo fatto perché effettivamente è stato un risultato molto molto importante, molto bello, tante emozioni. Abbiamo veramente fatto delle belle partite, delle belle rimonte. Cioè, questi ragazzi hanno fatto un percorso importante dove è iniziato qualche mese fa a Camigliatello Silano dopo il Trofeo Regione, perché si tratta della fascia d'età 2008-2009. Poi abbiamo iniziato a fare un percorso insieme dal 3 di agosto, quando io sono rientrato lì a Camigliatello dopo l'Europeo del 22 e dopo l'Europeo anche del 18, e abbiamo iniziato a lavorare insieme tutti i giorni, insieme allo staff, e ho dato un piccolo contributo anche per la crescita di questi ragazzi, perché veramente portiamo esperienza a questi giovani, più diamo tutti un piccolo contributo nella loro crescita. Poi di quello che abbiamo fatto durante tutto il percorso al mondiale, abbiamo fatto un premondiale giocando tre partite con una certa intensità, perché abbiamo giocato con Brasile, Iran e Bulgaria. Abbiamo fatto un 3-2, 3-1 e un 3-2, perciò praticamente abbiamo giocato 14-7. E lì siamo cresciuti tanto, perché fino a quel momento avevamo fatto qualche amichevole, però sai, poi te, ragazzi di questa fascia d'età, lontani da casa, che iniziano a fare un nuovo percorso, è una bella esperienza. E abbiamo iniziato con le prime partite, dove eravamo un po' emozionati, specialmente la prima partita con Cuba, dove siamo riusciti a vincere il primo set e il secondo set. L'abbiamo perso, poi terzo e quarto ci siamo sbloccati. La seconda con Porto Rico è andata meglio, abbiamo fatto una buona pallavolo. La partita che ci ha fatto credere nelle nostre potenzialità, secondo me, è stata proprio con l'Argentina, che stava nel nostro girone, dove abbiamo perso il primo set e poi abbiamo vinto gli altri tre, abbiamo vinto 3-1. Abbiamo fatto gli ottavi con il Messico e poi abbiamo fatto una grandissima partita, i quarti con l'Iran, perché lì è stata veramente dura, perché perdevamo lì 2-1 a 23-20 al quarto set. Siamo riusciti a capovolgere quel set vincendo 26-24 e poi un grande tie-break. Perciò forse quella è stata la partita clou che ci ha fatto capire tante cose, perché i ragazzi abituati a lottare su ogni palla ci ha fatto veramente credere nelle nostre potenzialità. Una semifinale con Taipei dove sono stati veramente perfetti, perché giocare contro squadre asiatiche, avendo un gioco molto veloce, con combinazioni, incroci e via dicendo, non è facile seguirli a muro, nella lettura a muro, però siamo stati molto ordinati, perché abbiamo iniziato a fare anche un percorso di video con i ragazzi. E poi abbiamo fatto questa finale di nuovo rincontrando con l'Argentina, che in un primo momento a me, sinceramente, per la legge dei grandi numeri, non è bello giocare contro una squadra che ha vinto nel girone, però anche questo ci ha aiutato a ricordare la partita con l'Iran durante il time out, perché stavo anche in panchina, gli ho fatto ricordare che perdevamo 2-1 con l'Iran. Gli ho ricordato che perdevamo 2-1 in linea 23-20, perciò quando si sta sopra 2-0 non abbiamo vinto, e quando siamo sotto 2-0 non abbiamo perso. E poi fantastici il quarto set, anche lì 23-21 perdevamo, siamo riusciti a capovolgere quel set, e il quinto set, ormai sai, sei molto carico lì e non difficilmente poi perdi un set quando hai recuperato un quarto set come quello che abbiamo recuperato noi. E poi tutti i vari festeggiamenti, però se lo sono veramente meritati. Infatti, i complimenti li faccio a tutto lo staff medico, preparatore fisico, a tutti i dirigenti che ci hanno seguito, sono stati con noi tutti i santi giorni, però è stata una bella crescita, no? Vedere questi ragazzi che lottano palla su palla,
e amano questa maglia, la maglia azzurra, è veramente un'emozione non indifferente. Infatti ho detto a loro domenica, prima che partissero, perché io poi sono rimasto un giorno in più in Bulgaria, e gli ho detto proprio adesso viene il bello, perché è chiaro, bisogna godersi tutti i momenti, ma questo ci deve servire da stimolo per continuare a lavorare nelle società, perché se si ottengono questi risultati non possiamo pensare che sia merito soltanto di Vincenzo Vanizza, dello staff e via dicendo, ma in modo particolare di tutte le società che lavorano con loro e fanno tanto tanto per far crescere questi ragazzi e farli appassionare nel nostro bellissimo sport. Il titolo di MVP assegnato a Manuel Zlatanov, un nome fra tutti, ma un gruppo fantastico che è salito sul gradino più alto del podio, l'esultanza finale, insomma, resterà come cornice di quest'estate azzurra, che è fatta anche di altri risultati importanti. Parliamo di tante medaglie d'argento, di tanti percorsi con degli obiettivi importanti come quello dei più piccolini, processi selettivi, il lungo lavoro a Camigliatello Silano. Insomma, con Vincenzo Panizza mi piace fare un po' il punto della situazione su quella che è stata la stagione azzurra maschile giovanile. Sì, allora intanto partiamo dalla prima domanda che mi hai fatto, le esultanze di Manuel. Sai, da buon capitano ha fatto bene esultare tanto, si è guadagnato il titolo sul campo, veramente sia il titolo di miglior schiacciatore che di MVP. È stato molto bravo, anche questo gli servirà tantissimo come carisma e tutto, perché ho visto il papà, ho visto Manuel, vivono con molta serenità e questo lui l'ha dimostrato in campo e sono straconvinto che continuando a lavorare così, poi è andato anche in una grande società lì a Ravenna, sono convinto che continuerà, anche perché abbiamo nello staff di Ravenna Saverio Di Lascio, che ha fatto parte di questa bellissima esperienza lì in Bulgaria, perché Saverio, no, ha fatto parte dello staff, perciò si darà sicuramente continuità nella crescita anche in questo. E poi chiaramente l'esultanza è una cosa che è ovvio, vinci, sei campione del mondo, non bisogna esultare alla grande, ed è giusto che vivano anche questi momenti. Poi per quanto riguarda tutto quello che abbiamo fatto con le varie nazionali, abbiamo fatto due altri secondi posti, sia con l'Under 18, che abbiamo fatto un bellissimo percorso, però chiaramente bisogna anche riconoscere i grandi meriti della Francia, che ha fatto una bellissima pallavolo, vincendo 3-0 contro di noi. Hanno vinto 3-2 anche con l'Under 22, non ritorno a dire quello che ho detto qualche mese fa, perché bisogna sempre accettare il risultato del campo, però con rammarico, perché avevamo chiuso quella partita con la palla nettamente dentro, segnalata dal guardialinee, adesso non sarebbe stata una medaglia d'argento, ma sarebbe stata una medaglia d'oro, però anche lì strafelice per il percorso che hanno fatto questi ragazzi, perché inserendo 3-2005 in campo e sostituendo Alessandro Povolenta, Gabriele Lorenzano e Luca Porro, che hanno partecipato alle Olimpiadi, come ho detto dal primo momento, strafelici, perché il mio ruolo è anche quello, no? Fare da collante fra la seniores e la struttura giovanile, perciò il nostro lavoro è proprio quello, perché più atleti ci sono che possono andare a giocare in seniores, più siamo felici tutti. Vuol dire che ci sarà sempre un ricambio, dove il nostro caro direttore tecnico avrà sempre la possibilità di scegliere su più atleti, no? E lì abbiamo fatto con l'Under 22 un risultato molto 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 importante, perché abbiamo perso un quinto set 22-20, però avremmo firmato prima di partire, perché chiaramente una cosa è andare in medaglia, una cosa, come ho già detto, inserire tre ragazzi più giovani, con 3-2005, Luca Loreti, Lorenzo Magliano e Tommaso Barotto, che hanno giocato molto molto bene la finale, tutti e tre, siamo veramente contenti. Peccato per il discorso dell'Under 20, che è uscita dalle semifinali, però accade, bisogna sapere accettare, però bisogna essere contenti di tutto il percorso che hanno fatto tutte le nazionali ad arrivare fino in fondo. Per quanto riguarda invece il Club Italia e i processi selettivi che abbiamo fatto tutto l'anno, Club Italia è stata una bellissima iniziativa quest'anno, che ha voluto fortemente il presidente federale, di stare sul territorio insieme al direttore tecnico e sottoscritto. Abbiamo visionato tantissimi atleti, siamo arrivati quasi a 1000 atleti, poi abbiamo avuto un confronto
con 625 allenatori e praticamente abbiamo fatto 3 giorni a settimana in tutte le regioni, è stato itinerante, siamo andati tantissimo sul territorio, è stato un motivo di crescita, di confronto e abbiamo avuto l'opportunità di conoscere tantissimi ragazzi, di visionare tantissimi ragazzi, avere un confronto, mi ripeto, con tantissimi allenatori. E quanto riguarda i processi selettivi, abbiamo visionato tanti ragazzi del 2009-2010, perché chiaramente non possiamo pensare solo alle medaglie, dobbiamo pensare a dare continuità al nostro movimento. Alla luce di quanto detto, insomma, un'estate fantastica, l'ennesima estate fantastica per la Federazione Italiana Pallavolo, coronata dall'oro olimpico al femminile, con tante medaglie al giovanile, così come è stato negli ultimi anni, continua ad essere al vertice quindi il lavoro fatto a livello giovanile, in particolare con te ne parlo per quanto riguarda il maschile. A te quindi chiedo come andrà avanti ora il percorso del lavoro a livello giovanile maschile. Beh, noi dobbiamo dare sempre continuità al lavoro che viene fatto in palestra, al lavoro con le società, al Club Italia allargato, e faremo sicuramente, daremo continuità a questo, a sempre ai processi selettivi. Poi è chiaro che adesso che ci fermiamo un po', parlo entro fine mese, faremo delle riunioni sia con il direttore tecnico, con FEFE, con tutti i consigli federali, il presidente Manfredi, vi dicendo, per elaborare, anche se ci sono nuove iniziative, per cercare sempre di portare qualcosa in più per migliorare tutto questo aspetto. Però dare continuità in tutto quello che è andato bene è la cosa più importante. È ovvio che dobbiamo cercare di non accontentarci, se ci sono nuove idee che possono migliorare, può migliorare qualcosa, cercheremo di averle, di portarle avanti. Sul fresco ricordo dell'esultanza per l'oro mondiale della nazionale in Bulgaria, appunto, salita sul più alto gradino del podio, ringraziamo Vincenzo Fanizza, coordinatore tecnico del settore giovanile maschile, gli auguriamo, insomma, un buon anche riposo, visto il grande impegno di questa lunga e faticosa estate, e un in bocca al lupo per il prosieguo di questo importante lavoro. Grazie Fabrizio, grazie a tutti voi, buon pomeriggio a tutti.